fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. Nuovo appuntamento con l'ospite, protagonista di questa puntata, è Gabriella Bruccoleri, dirigente dell'Istituto Don Michele Arena di Sciacca. Grazie per aver accolto l'invito. Dirigente di una realtà scolastica importante per la città di Sciacca, che tra l'altro negli ultimi anni ha accorpato ben tre istituti, dall'Ipsia al commerciale alla ragioneria. Lei è alla guida da alcuni anni, come ha trovato questo ambiente? È un ambiente estremamente articolato, pieno di sfide che ho raccolto con grande soddisfazione. È una scuola che mi stanca molto, che mi dà tantissimo. Sono 1400 ragazzi, sono 10 indirizzi, e la scuola serale, la scuola in carcere. La consapevolezza che attraverso la scuola si possa cambiare non soltanto la propria vita, ma davvero il territorio. Pensiamo all'alternanza scuola-lavoro, le sfide di ogni giorno, entrare nella vita dei ragazzi, circa 200 docenti e quasi 50 per il personale ATA. Una realtà veramente complessa. A volte mi sento un piccolo sindaco, lei lo sa che ho tentato anche questa carriera, ma non è andata molto bene quest'estate, ne parleremo durante l'intervista probabilmente. Però Sciacca mi sta dando moltissimo, credo di dare molto alla città, i giovani sono la mia vita, non ho mai fatto differenze tra la famiglia e la scuola, sono i due più grandi amori della mia vita. È cambiato però un po' il ruolo del dirigente scolastico, diciamo che siete dei manager ormai, dall'esigenza insomma di tenere sempre viva la scuola, anche tutta la burocrazia che c'è dietro. È vero, ha perfettamente ragione. Siamo completamente inseriti in una realtà che da un canto ci obbliga a guardare alle persone, ai ragazzi, alle famiglie, a guardare all'umano e il divino che c'è in ciascuno di loro. Pensiamo alla profonda crisi di smarrimento, il desiderio di segnare la propria vita, la paura per il futuro. D'altro canto invece la presenza nei grandi ambiti, nei grandi angli dell'amministrazione e della gestione. Non è davvero un lavoro molto facile, poi aggiungiamo anche che la legge 107 ha ulteriormente connotato dal punto di vista amministrativo e gestionale il nostro ruolo. Ormai ci chiamano presidi sceriffi, presidi manager. In tutto questo, ecco, la grande difficoltà di riconoscere le persone quando hai una scuola così grande, la grande consapevolezza che sei nella scuola soprattutto a decifrare i bisogni umani, ma devi dare anche moltissimo sul piano amministrativo e perché no anche burocratico. E infatti tra l'altro la difficoltà degli ultimi anni è anche legata al fatto che con la pseudo, chiamiamola così, abolizione delle province dalle quali voi dipendete, ci sono queste difficoltà oggettive anche dal punto di vista economico. Veramente oggettive, sono bilanci molto risicati e dalla provincia arrivano davvero sempre meno soldi. Abbiamo difficoltà a gestire l'ordinario, fortunatamente sia i progetti ministeriali che quelli europei aiutano le scuole insieme ovviamente anche alle economie regionali. Aiutano le scuole a disegnare un piano del progetto dell'offerta formativa funzionale ai bisogni degli alunni e ai bisogni del territorio. Io devo ringraziare il Collegio dei Docenti che accoglie le mie sfide quotidianamente, che disegna con me una scuola costruita sulla narrazione dei ragazzi, ed è molto difficile, considerato che è una grande scuola che agisce su diversi plessi, addirittura su diverse città. Eppure ogni giorno penso che vinciamo la sfida dell'educazione incontrando i ragazzi, i loro sorrisi, i loro bisogni. È sempre più difficile essere educatore oggi, è difficilissimo essere giovani ed è veramente arduo, quasi impossibile, citando Freud. Tra l'altro lei ne ricordava la complessità di questo istituto e vado a toccare anche un altro argomento. Io accennavo al fatto che sono stati accorpati tre diversi istituti.
In che cosa si traduce poi tutto ciò? Perché si fanno le leggi, si stabiliscono dei numeri da rispettare e poi nella pratica cosa succede? Nella pratica tu fai il lavoro che prima facevano 3 persone. Nella pratica si lavora 12, 13, 14, 15 ore al giorno senza soluzione di continuità. Nella pratica tu incontri le famiglie, i ragazzi, il territorio, devi leggere, confrontarti, leggere la posta, ascoltare i ragazzi, ascoltare di nuovo le famiglie, il comune, poi la provincia e poi il ministero e confrontarti ovviamente con i problemi di ogni giorno, con le emergenze, confrontarti con i docenti e lavorare un disegno di scuola che sia nello stesso tempo individuale ma nello stesso tempo sintetico, così originale, delle risposte, che sia intenso anche delle tue visioni, di come tu vedi la scuola, ma nello stesso tempo dia delle risposte oggettive, spendibili per la vita dei ragazzi. È davvero tante difficile. Tante riforme nel mondo della scuola, ma sono riuscite poi realmente a mettere nelle condizioni dirigenza, docenti, di lavorare nel migliore modo possibile per i ragazzi? Noi sentiamo fortemente il peso della crisi, il peso di un lavoro che non ha più limiti temporali. Per quanto mi riguarda, si chiede moltissimo ai dirigenti, come si chiede molto alla scuola. Lei sa benissimo che oggi la crisi della società, la crisi della famiglia ha delegato fortemente l'impegno educativo della scuola di esiti e di percorsi che notoriamente erano prima della famiglia. Oggi noi subiamo anche il peso e la responsabilità delle crisi familiari. A noi come scuola, come sistema scuola viene chiesto tantissimo e dobbiamo essere all'altezza anche con delle grandi sfide di ordine emotivo, non soltanto di ordine cognitivo e intellettuale. Oggi da un canto dobbiamo decifrare i bisogni di una società sempre più versata sulla dimensione digitale e non sembra a volte come sistema scuola a livello nazionale siamo all'altezza. D'altro canto dobbiamo decifrare i bisogni emotivi dei nostri giovani, sempre più soli, a volte sempre più angosciati, eppure sempre più disponibili ad intraprendere percorsi diversificati ed originali. Oggi è una sfida bellissima essere educatore. Tanti tentativi di alleviare questo disagio giovanile al quale lei accennava, ma a suo avviso stiamo facendo le cose giuste o potremmo fare tanto altro? Noi lavoriamo ogni giorno, lo sforzo è quello di ascoltare i ragazzi, ascoltare le loro parole, ascoltare i loro silenzi. È una condizione giovanile fortemente connotata dalla paura nei confronti del futuro. Dobbiamo stare lì non soltanto a vigilare, ma anche ad orientare le loro scelte, a volte a prenderli in braccio. C'è la dimensione dell'accudimento e della cura sentimentale che secondo me è sempre più importante nel nostro lavoro. La scuola superiore è la scuola che accoglie i ragazzi che vogliono nella fase più delicata poi alla loro vita, che sono fortemente alla ricerca del loro posto nel mondo. Avevo 20 anni, dice una bella citazione, e nessuno mi ha detto che quella era l'età più infelice. Noi abbiamo i giovani di 19, di 20 anni che sono prossimi al diploma, che non sanno cosa fare, ma accogliamo anche ragazze di 14 anni appena uscite dalla scuola media, che cercano di dare un senso nuovo alla loro vita, immerse nella solitudine digitale, che vivono in maniera diversificata il senso stesso della prossimità, per cui da un canto la solitudine digitale, d'altro canto l'incapacità di reggere ai rapporti amicali, a vivere con serenità il rapporto tra pari, e quindi è davvero difficile, sembra bellissimo essere giovani, così come è difficilissimo essere insegnando. Allora ci vuole la grande passione. Lei diceva poco fa, giovani da orientare e da guidare, però alcune delle loro scelte non possono essere condivise, a cui tocco un aspetto insomma che fa discutere da anni, ossia quello di questa occupazione che ormai possiamo mettere in calendario tra novembre e dicembre. Lei ha sempre assunto una forte presa di posizione, però neanche lei è riuscita a debellare questo fenomeno. È vero.
È vero, mi sento fortemente sconfitta, l'ho detto tante volte insieme ai genitori, che pure ho chiamato alla discussione, al confronto. È una dimensione, quella dell'occupazione, fortemente svuotata dai significati, perché no, anche politici, sociali, che hanno fatto di questa forma di protesta la storia dell'affermazione dei diritti dei giovani in Italia e nel resto del mondo e dell'Europa. È una ritualità che ha perso di significato, che ha perso le grandi novità politiche di socializzazione, di relazione. È un déjà vu che non racconta l'intelligenza dei giovani, che non racconta neanche il loro disagio, che non rende giustizia al loro desiderio di essere protagonisti del loro presente, non soltanto del loro futuro. Io avevo invitato i ragazzi a vivere altri modi, in altri modi la loro esigenza di essere protagonisti della scuola, con la settimana dello studente, dando loro la possibilità di un'autogestione intelligente. Invece i ragazzi hanno continuato, nonostante i miei appelli, l'appello dei genitori a vivere questa esperienza che è durata davvero pochi giorni e che Beh, alla giusto fine quest'anno ci ha salvato sì. il maltempo, perché altrimenti possibilmente avrebbero Il bilancio continuato è anche amaro, le dottoressa, il lo so. bilancio è amaro, tante lezioni saltate, tante esperienze non portate avanti, qualche piccolo danneggiamento che pure ci sta, perché a volte i Però giovani sorriso, vengono ma presi realmente facciamo di dall'euforia. tutto per porre fine a questo andazzo, nel senso la scuola, ma anche le famiglie, perché poi c'è la solita storia, non entrano gli altri, allora io non posso costringere mio figlio, però siamo tutti alla fine colpevoli, perché volendo, unendo le forze, alla fine sono minorenni la maggior parte, cioè siamo responsabili anche di non. Ha perfettamente ragione, Mi come rendo madre conto la di essere sento un molto po' un vicina. genitore molto Molto pesante, esigente, molto sì. Però dico, esigente. secondo me non facciamo abbastanza, Sì. cioè ci lamentiamo tutti, però non siamo in grado di La incidere in famiglia maniera. dovrebbe essere più vicina e più forte, dovrebbe recuperare il coraggio di dire di no e di ristabilire quella giusta asimmetria che è necessaria tra genitori e figli. Non possiamo condividere tutte le scelte dei ragazzi, Lei che dobbiamo cosa riprenderci il pensa nostro proprio posto. del fatto che adesso c'è questo rapporto anche tra genitori e figli, quasi di amici? Si è perso un po' il ruolo che la famiglia e i genitori avevano in Da passato? questo Siamo punto di passati da vista, un sì. eccesso magari all'altro, Sì. da genitori troppo rigidi a genitori adesso troppo permissivi. Da questo punto di vista, sì, tornando all'occupazione, le famiglie alla fine non hanno espresso il loro diniego in maniera, ecco, consapevolmente proficua. Alla fine hanno fatto fare le loro scelte ai ragazzi, accogliendo anche quest'anno la scelta dell'occupazione come qualcosa che si doveva fare. E questo, ecco, disegna un rapporto genitoriale che è quasi simmetrico, che non vede la giusta contrapposizione, il giusto limite che è necessario avere. Io appartengo ad una famiglia che mi ha trasmesso un forte senso dell'autorità, da cui faticosamente mi sono emancipata, ma quel limite è stato importante per uscire fuori da me, per ricostruirmi una mia personalità, per essere forte nelle mie scelte, per essere libera anche da altri condizionamenti. Devo ringraziare la mia famiglia anche per questi limiti, che mi ha dato la possibilità della lotta per l'affrancamento, per la Certo. lotta per l'affermazione dei propri diritti. E ragazzi oggi vengono deprivati fortemente dal senso del limite e dalla bellezza del desiderio, tutto si dà, tutto diamo ai genitori, come genitori probabilmente per farci anche perdonare le nostre mancanze, il nostro tempo, il nostro mancato accudimento, quindi c'è un rapporto tutto da ristabilire. È difficilissimo essere educatori, è quasi impossibile oggi, ma bisogna recuperare la voglia di essere presenti nella vita dei nostri ragazzi. Anche perché io sono convinta che alla fine i ragazzi stessi siano bisognosi di questo ruolo forte di guida da parte dei genitori, così come della scuola. Non lo dicono chiaramente, ma questo senso di smarrimento è essenzialmente legato anche a questo È aspetto. vero, hanno bisogno di un limite, hanno bisogno di un adulto autorevole con cui confrontarsi e contro cui lottare. Se non c'è questo, non vivi l'adolescenza e la lotta contro gli adulti. Per cui, ecco, nel gioco delle parti occorre vivere con consapevolezza il ruolo dell'educatore e del genitore. I ragazzi hanno bisogno di un limite, hanno bisogno di confrontarsi
incontrarsi con qualcuno che non è uguale a te, che possa segnarti una strada, che possa indicarti un obiettivo, che possa anche soffrire con te, che possa abbracciarti quando hai bisogno, che possa anche risolverti i problemi, ma che ti dia la possibilità di crescere, di prenderti le tue responsabilità. È difficile, è molto difficile, ragazzi non percepiscono la forza del maternage e del paternage, sono spesso abbandonati, lasciati a loro stessi, da un canto una dimensione oggettuale troppo ricca, d'altro canto una povertà sentimentale che poi ecco, spesso motiva il bullismo, ecco. che motiva le crisi adolescenziali, che motiva l'abuso di droga, di alcol, che come sappiamo c'è. Lei è sempre stata sensibile a queste tematiche, ricordo che tra l'altro la vostra scuola ha vissuto proprio un episodio di bullismo sfociato poi in denunce, in processi, lei da subito ha voluto rimarcare anche il ruolo della scuola, aprire la scuola ad un confronto non solo con i giovani ma anche con i genitori. I genitori sono al centro delle mie scelte educative e delle scelte educative della mia scuola. Una scuola che non guarda i genitori è una scuola monca. Oggi i genitori sono coautori delle scelte educative dei figli, anche alla scuola superiore. A volte assistiamo ad una presenza massiva delle famiglie alla scuola dell'infanzia, alla scuola elementare, alla scuola media, alla scuola superiore. C'è ecco, il giusto desiderio di dare la libertà ai nostri ragazzi, ma abbiamo bisogno delle famiglie per fare alleanza, perché contro la crisi ecco, dei valori, contro un'esistenza che nei ragazzi a volte sfocia in scelte non condivisibili, abbiamo bisogno di renderci più forti attraverso la lettura condivisa degli stessi problemi, attraverso la scelta di risposte condivise. Che tipo di riscontro ha avuto in quell'occasione? Lei come ha vissuto comunque quell'episodio? Io ovviamente ho sofferto molto per quell'episodio. Un episodio che ho visto contrapposti poi dei ragazzi alla stessa scuola, è stata una cosa che ha addolorato il collegio e la scuola. Ho imparato nella mia vita a fare ecco, delle ferite la feritoia, io guardo sempre alla croce guardando la resurrezione, da questo punto di vista le esperienze del dolore, della sofferenza che sono inevitabili certo, in tutti i contesti, poi lasciano il campo a quella giusta serenità che delle persone che come me vivono con profonda speranza l'agire umano. Non solo queste tematiche, la sua è una scuola aperta come tante altre, ormai c'è questo indirizzo, diciamo, una scuola aperta nel senso anche ad ospitare dibattiti che riguardano la vita della città, anche recentemente lei ha voluto in occasione dei danni registrati dal maltempo aprire la sua scuola ad un incontro con il sottosegretario Faraone, è importante che la scuola sia protagonista di quello che succede? La scuola deve assolutamente aprirsi al territorio in una dimensione di aula allargata, deve da un canto recuperare il suo ruolo di centralità nei processi di trasmissione culturale, ma intendendo per cultura altro, quindi visione e condivisione di processi, di progetti, di persone, quindi la scuola educa attraverso il confronto con il territorio, con gli esperti, con il sindaco, con l'università, con la politica, con i magistrati, con l'arma dei carabinieri, con tutte quelle persone di buona volontà che vogliono educare i ragazzi, che condividono i valori della Costituzione. Noi apriamo la scuola a tutte le persone ovviamente che condividono la voglia di lavorare con i ragazzi, che sono pronti a scommettere con i giovani, sono pronti a vivere con i ragazzi la sfida e la bellezza dell'avventura. Tra l'altro lei accennava poco fa a questa avventura anche fatta nei mesi scorsi, mi riferisco alla candidatura a sindaco di Favara. Intanto com'è maturata questa scelta? Beh, lei essendo così impegnata. Devo dire che avevo ricevuto sempre gli inviti a candidarmi, io sono stata sempre molto appassionata di politica, però avevo guardato alla politica mai in termini operativi, ma soltanto ecco come impegno normale, leggevo le cronache, mi appassionavo, però non ero mai entrata nella sfida. Poi è successo che durante la processione del Venerdì Santo si sono avvicinati degli amici politici di diverse
formazioni, ecco, hanno inteso propormi per amore della città un impegno più forte. Ho detto il mio sì per amore, perché volevo impegnarmi per la mia città, perché credevo nel cambiamento e credo in una politica fatta di persone che vogliono spendersi, e così è nata questa avventura. Uno schieramento tra l'altro piuttosto ampio, sì. Voi miravate a portare a Favara quello che è l'esperimento fatto a Roma, fondamentalmente PD ed NCD, sì, assieme, sì, ad altre liste civiche. Sì. Che cosa non è stato compreso allora nella città di Favara? Siamo stati travolti dalla guerra stellare, siamo stati battuti alla fine al ballottaggio, siamo arrivati molto bene al ballottaggio, alla fine siamo stati travolti da un movimento che a livello nazionale ha portato il sindaco in moltissime città, e mi riferisco ovviamente al sindaco del Movimento 5 Stelle. Ho ricevuto tanti apprezzamenti, tante felicitazioni, ma alla fine non ce l'abbiamo fatta, probabilmente non abbiamo intercettato questo sentimento di antipolitica, e pur non essendo io stata mai impegnata attivamente in politica, sono stata ricondotta. Era la persona ricondotta. Nuova, però. Sì, sono stata ricondotta a vecchi schemi politici, e quindi ho pagato il prezzo della stanchezza di tanti concittadini. Subito dopo, naturalmente, la sconfitta che è maturata nella notte del 19 alle 2 di notte, sono andata in televisione, ecco, ho fatto subito gli auguri alla mia concorrente, alle 7:30 del mattino ero già allicata a fare la presidente degli esami di Stato. È stata una campagna elettorale, però lei diceva entusiasmante, cioè bellissima. Le è piaciuta questa esperienza? Bellissima. 70 giorni, 70 di impegno, di passione. Mi sono riappropriata della mia città, perché lavorando fuori ovviamente non ne conoscevo più gli anfratti, i gangli. Tra le critiche che le erano state mosse, infatti, è proprio quella di non vivere a Favara, sì, no? Anche quella di vivere a Sciacca. Sì, di vivere a Sciacca o da Agrigento, se viene a candidarsi a Favara. Per lavoro, non ho mai abbandonato la mia città, però è stata davvero un'occasione preziosa per riprendermela tutta, per riattraversarla nei suoi quartieri degradati, per riappropriarmi nuovamente dell'affetto che generosamente i cittadini mi hanno dato. È andata così, è stato un momento bellissimo, esaltante, che mi ha portato tanto in termini affettivi, sentimentali, di impegno, però la mia vita è la scuola, e la scuola è l'agone politico, la scuola è il mio impegno, la scuola è lei continuerà centrale. A seguire però le vicende politiche di Favara, come giudica anche questa sua collega, comunque una donna alla guida dell'amministrazione cittadina? Sta facendo i suoi primi passi, ovviamente non è molto facile, ha dichiarato il dissesto, probabilmente rimangiandosi anche qualche promessa che aveva fatto in campagna elettorale, ma io ovviamente sono molto serena, auguro alla ex collega, ecco, candidata, adesso sindaco, tutto il bene del mondo. L'impegno delle donne della mia città. L'impegno delle donne in politica è importante, non è facile farsi spazio nonostante le leggi a favore, nonostante la tutela, però non è mai semplice. Lei che ha vissuto questo primo approccio, ha detto sono stata chiamata, mi hanno chiamato, cosa pensa appunto dell'impegno delle donne in politica, se è difficile ancora o se realmente alla fine è una questione di volontà, cioè se le donne vogliamo alla fine spenderci per la cosa pubblica riusciamo? Certo, la dimensione individuale è fondamentale, è una scelta, poi è vissuta in termini personalistici, quindi ci sei tu, c'è il tuo carattere, la tua forza, la tua determinazione. Storicamente paghiamo ancora tanto, storicamente paghiamo un'assenza che sentiamo ancora, e quindi è sempre più difficile conciliare le scelte per una donna, le scelte della famiglia, le scelte dell'impegno politico, le scelte del lavoro. Ancora a una donna è dato di confermarsi, di non deve poter dimostrare, sbagliare, di deve dimostrare sempre, addirittura deve meritare
scarsa ancora di respirare, di essere viva, devi essere sempre elegante, devi essere pronta e vincente, perfetta. A un uomo viene perdonato tanto, a una donna no. Però devo dire che Favaresi sono stati intelligenti da questo punto di vista. Già prima del ballottaggio sentivo grande simpatia attorno a me, la femminilità come valore, la femminilità come forza, come straordinaria novità, la differenza di genere come possibilità nuova di vedere il governo in un altro modo, mettendo al centro la persona, i sentimenti, l'accudimento, l'empatia, i valori che fanno grandi le donne e che possono fare grandi la politica. Alle donne è sempre stato dato, concesso invece il ruolo nel mondo della scuola, sì. Anche se fino a poco tempo fa erano pochi i dirigenti, tanti insegnanti, ma pochi i dirigenti. Invece ultimamente siete in tanta, Sciacca soprattutto. Beh, lei lo sa che c'è una certa politica neofemminista che vede nella femminilizzazione del corpo insegnante non certamente una cosa positiva. Una certa teoria di studiose americane, post-femministe, ci insegna che le donne occupano i posti che gli uomini lasciano. Quelli che non sono più importanti, che non sono più importanti. Io ritengo che abbiamo uno straordinario potere nell'educazione. E poi c'è una sensibilità sicuramente diversa. Sicuramente, però è necessaria la presenza dei maschi anche a scuola. L'assenza della famiglia non può essere colmata dalla scuola soltanto con il maternage, il paternage è importante e la scuola riacquista l'autorevolezza anche con la presenza di bravi docenti, uomini e donne, per cui è una scuola sempre più femminilizzata che ha bisogno però di educare alle differenze, certo. Alle differenze sessuali, che deve lottare contro l'omofobia, che deve educare alle differenze di genere, alla valorizzazione degli individui, per cui ecco, abbiamo bisogno di insegnanti capaci. Lei viene descritta come una decisionista, con un'attitudine al comando, ho letto persino, si riconosce in questa definizione? Beh, io credo nel potere che nasce dal basso, credo nell'autorevolezza diffusa, credo nello scouting, credo nella leadership che genera altre leadership, mi piace scovare le persone che hanno voglia di essere protagoniste e di mettermela accanto, io vivo il potere in termini di servizio, mai in termini di comando, non esiste la parola potere nella mia vita, esiste la parola missione, disponibilità, servizio, prendo le decisioni naturalmente, amo riunirmi con i miei collaboratori, ma spesso le decisioni le prendo da sola, come è giusto che sia, a volte però… Significa anche assumersi le responsabilità, ma credo moltissimo nel lavoro di gruppo, nelle mie presidenze ci sono sempre tavoli e tavoli grandi dove si lavora tarda notte e si lavora sempre insieme. Cosa pensano, cosa hanno pensato però gli insegnanti al suo arrivo all'Istituto Don Michele Arena, questa sua verba comunque li avrà un po' spiazzati. Si dice che quando prima di una preside arriva a scuola, prima del suo arrivo arriva ciò che si dice ecco di lei. Direi. Ecco, una donna che lavora 13 ore al giorno, che decide, che rivoluziona gli schemi, che pensa sempre, che non si riposa mai, che fa lavorare tanto. Mi ritrovo in queste declinazioni, amo il mio lavoro e amo lavorare con i ragazzi, credo che attraverso il lavoro possiamo rigenerare ogni giorno l'umanità, anche quella più in crisi, per cui il mio lavoro nasce per questo, dalla voglia di incontrare sempre l'umano e il divino che c'è in ciascun ragazzo e in ciascuna ragazza. Gran parte della sua giornata è dedicata ovviamente alla scuola, ma non manca anche l'impegno nel sociale e nella città in cui lei vive? No, amo molto leggere, studiare, ho fatto anche la giornalista, sono francescana, vivo nella mia comunità ovviamente poco tempo da quando sono a Sciacca perché 13-14 ore al giorno, una vita completamente ecco, organizzata sulle esigenze della gestione scolastica. Cerco di essere presente nella mia città, l'impegno politico nasceva anche da questo, mi occupo di animazione culturale, cerco ecco, di ritagliarmi dei piccoli spazi anche per la famiglia. Sacrificando che cosa alla fine? Alla fine me stessa, ho tolto tanto alla mia famiglia.
e però conta anche la qualità, al di là della quantità del tempo, e poi anche in fondo il fatto che andando avanti e avendo dei figli grandi ci si può anche permettere sicuramente sì. di dedicare più tempo alla politica, al sociale, alla scuola. Sì, io devo ringraziare il compagno della mia vita, un uomo che ho perso 10 anni fa, che mi ha lasciato vedova all'età di 42 anni, che mi ha permesso di fare tutto e con cui ho condiviso le scelte anche più folli dal punto di vista professionale. Ho fatto tanto come maestra, come dirigente poi, perché ecco, avevo delle persone che si prendevano cura dei miei affetti e dei miei figli. Adesso è chiaro, nella solitudine penso che i miei figli abbiano pagato molto. Ecco la mia affermazione professionale. Questa sua voglia di dare tanto è anche un po' legata al fatto di colmare appunto questo vuoto. Sono stata sempre molto impegnata nel lavoro. Ho iniziato che avevo 18 anni e 9 mesi, sono entrata a 5 anni a scuola e non ne sono praticamente mai uscita. Sono stata sempre fortemente protesa ad un impegno che non conoscevo orari, né limiti, ero sempre presente a scuola con attività curriculari ed è extracurriculari, quindi il vuoto c'è e non si colma, non c'è lavoro, non c'è lettura, non c'è impegno che colmi una mancanza, una perdita per quanto mi riguarda incommensurabile. Torniamo alla politica, lei diceva io ho fatto questa esperienza, è stata esaltante, però mi pare di capire che la voglia di seguire comunque sempre con attenzione la politica c'è, chissà poi quali altre occasioni ci potranno essere? Beh, questo non lo sappiamo, in questo momento seguo, ecco, da appassionata. Lei è una però che ama le sfide, quindi lei sì, seguo da appassionata le vicende, anche le vicende del referendum, eccetera, però penso che sia una pagina chiusa della mia esistenza, poi mai dire mai. Nel senso che mi riferivo al fatto che quest'anno lei sa che ci sono diversi appuntamenti elettorali, sì. Ora non sì. Le chiedo di sciacca se è disponibile anche ad una... Chissà. Però ci sono tante altre occasioni, ci sono le regionali e ormai all'orizzonte anche le elezioni nazionali, le piacerebbe una sfida anche di questo genere? Guardi, la politica è un mondo affascinante, però continuo a pensare che il mio mondo sia la scuola, sia la cultura, sia ecco, il confronto con i ragazzi e con le famiglie. Credo di dare il meglio di me in un ambito che conosco, che accoglie la novità ogni giorno della vita che si rigenera ogni giorno e quindi penso di fare politica anche a scuola, certo. Nel senso alto e bello del termine, una politica che non conosce crisi perché è fatto di impegno quotidiano, ordinario e straordinario, quindi per quanto mi riguarda ritengo che in questo momento della mia vita la vicenda politica, quella che mi riguarda personalmente, si è chiusa, non è chiusa la passione, non è chiuso l'interesse, non è chiuso comunque lo sguardo attento, l'impegno per il sociale, non è chiuso e non deve essere chiuso perché l'educatore deve vivere nella realtà, non può educare una società che non conosci, l'educatore deve attraversare le scelte culturali, deve attraversare le scelte politiche, deve leggere il romanzo, deve andare al cinema, deve vivere l'esperienza della trasmissione culturale, deve avere le chiavi per decifrare i bisogni dei ragazzi, soltanto in questo modo può essere all'altezza di raccogliere e vincere le sfide educative. Tra l'altro un dirigente si misura costantemente, giornalmente con la politica, facevamo riferimento al discorso che abolita almeno sulla carta le province è rimasto trasformato in libero consorzio, poi ci si deve rapportare giornalmente con le istituzioni politiche, lei che tipo di approccio ha? Anche lì emerge il suo lato decisionista o è più disposta alla mediazione? Io ho avuto sempre ottimi rapporti con gli amministratori, con gli amministratori di Sciacca, un rapporto splendido, ringrazio Fabrizio e tutta la sua amministrazione per come ha guardato i bisogni della scuola, per come ci ha accompagnati per esempio nelle grandi sfide del nautico, dell'industriale eccetera. Anche con la provincia ho un rapporto estremamente cordiale, sono molto presente, vado se ecco,
li sento lontani per qualche settimana, ma ecco, per quello che può fare. Ecco, difficoltà mezzi, pratiche, ecco, cioè voi avete avuto anche la difficoltà di far fronte alle bollette, piuttosto solo, che ecco, l'acqua, all'acqua, ecco, ecco. Però ecco, la provincia in qualche modo ci è stata vicina per quello che possono fare, i tecnici sono presenti, arrivano spesso, abbiamo avuto una grande collaborazione, come lei ben sa, per il progetto S2, che ha permesso a Plesso Centrale, ecco, una ristrutturazione quasi completa, quindi i rapporti ci sono molto cordiali, sono fattivi, ma noi comunque, se non ci sono, siamo sempre lì a pungolare giornalmente. Lei diceva ottimi rapporti anche con l'amministrazione comunale. Le chiedo una valutazione non sull'operato dell'amministrazione, ma sulla città di Sciacca, che lei ha imparato a conoscere bene, è una città dalle tante potenzialità non sfruttate, tante occasioni perse, tanto ancora da fare. Lei, come che è attenta osservatrice, ma ha il necessario distacco che noi magari non abbiamo, come vede la realtà sarcense? Io la vedo attraverso la luce bellissima del vostro mare e del vostro sole. Quando arrivo respiro la bellezza della mia scuola, che è inserita in un contesto straordinariamente bello. Chi vive in una città rischia di abituarsi anche alla bellezza. Io voglio portare lo sguardo nuovo della bellezza. Io mi sono innamorata di Sciacca. Però Sciacca è una città bellissima, con tanti problemi, con tanti purtroppo. Problemi, lo smarrimento dei ragazzi, la disoccupazione, ma soprattutto la crisi economica. Ogni anno da Sciacca, così come da Favara, tanti ragazzi, ecco, intraprendono la strada forzata dell'emigrazione, pagando un prezzo altissimo, che è quello della solitudine genitoriale e della solitudine familiare. Io ritengo che Sciacca possa ritrovare in sé le potenzialità, e non solo, le realtà economiche, e me lo auguro fortemente, per riscrivere un presente e un futuro all'altezza della sua storia. Meritate tantissimo, siete una città stupenda, amatissima, un carattere estremamente allegro, ma capace anche di fare analisi, di esprimere solidarietà, vicinanza, ospitalità. Io adoro Sciacca, una città che mi ha abbracciata in un momento anche delicato della mia vita, e vorrei restituirla ogni giorno con la stessa grazia, con la stessa eleganza, con la stessa delicatezza, con lo stesso entusiasmo, l'affetto e l'amore che mi ha donato ogni giorno. Grazie a lei per aver usato queste parole nei nostri confronti. Torniamo al discorso dei giovani. Lei diceva: sono preoccupati soprattutto del loro futuro. Lei avverte proprio questo senso di smarrimento anche nelle scelte che seguono poi il percorso scolastico? Avverto e lo sento. Lei poco fa faceva riferimento al sottosegretario Faraone, che è stato da noi recentemente per l'inaugurazione dello sportello autismo, l'ultima grande sfida che abbiamo vinto per la nostra città e per la nostra provincia. Un intervento l'unico dei ragazzi. Incentrato sul sentimento della paura del presente e del futuro. Sono ragazzi che vivono fortemente lo smarrimento e l'incertezza, sono ragazzi a cui noi, ecco, dobbiamo insegnare a disegnare la propria vita. Noi probabilmente siamo stati più fortunati, avevamo un'autorità da cui emanciparci, la voglia di affermare la nostra personalità, la scuola era centrale nella nostra esistenza, aveva quella dimensione totemica, le opportunità adesso mancano, e adesso la scuola rischia di perdere questa centralità per disegnare il futuro. E i ragazzi hanno bisogno nuovamente, però da questo punto di vista, di sentirla la centralità della scuola, perché poi i ragazzi amano la scuola, i ragazzi vivono di scuola. La stessa occupazione alla fine che cosa disegna? Disegna la voglia dei ragazzi di riappropriarsi della scuola, di avere una scuola vicina ai loro bisogni. Quindi io mi sforzo ogni giorno di ascoltare i giovani, di ascoltare i loro bisogni nel profondo, per essere pronta a disegnare un'offerta formativa
che possa, ecco, dare gli strumenti per leggere in se stessi e per trovare le opportunità per costruire il loro futuro. Lei che tipo di correttivi apporterebbe? Mi riferisco al fatto che la scuola deve ritrovare la sua centralità, deve soprattutto proiettare questi ragazzi verso il futuro. E allora le nostre scuole, i nostri indirizzi sono adeguati poi a quella che la società richiede, una società di precariato, di lavoro non più ormai sicuro? La scuola è riuscita ad adeguarsi a questa realtà, a suo avviso dovrebbe cambiare in questo senso? Beh, la scuola come sistema sta reagendo ad una crisi a livello nazionale. La legge 107, lei lo sa, che ha portato delle divisioni enormi nei collegi dei docenti. Devo dire che invece la nostra scuola, la mia scuola, è una scuola che ha reagito benissimo in questi anni alle grandi sfide del presente. È una scuola che è cresciuta in termini numerici, che è cresciuta nella progettualità, che è cresciuta negli indirizzi. Se noi cresciamo, se la gente ci dà fiducia, se i genitori ci scelgono, è perché credono fortemente in noi. Nella nostra scuola c'è entusiasmo, voglia di cambiare le cose, voglia di attraversare la vita dei ragazzi, e c'è, ecco, la voglia di rinnovarsi senza, ecco, buttare a mare le tradizioni. Aperto nuovi indirizzi. Tanti. Che forse richiedeva il mercato del lavoro. Siamo stati fortemente innovativi, penso che la chiave di volta del successo della nostra scuola sia stata questa: guardare ai nuovi bisogni formativi, ecco, e decidere, per esempio, sacrificando altre scelte, di aprire il nautico piuttosto che l'industriale o altre, ecco, altri indirizzi che stanno dando l'opportunità ai ragazzi di scegliere nuove professioni come l'odontotecnico, per esempio. Quindi siamo stati capaci di leggere i bisogni dei ragazzi, di attivare una politica scolastica. La riforma della scuola dovrebbe incidere in questo. Sicuramente. Nel senso di... Abbiamo bisogno di una scuola più snella, abbiamo bisogno di capacità progettuali più rigorose, pronte, ecco, a scendere nel presente per organizzare, ecco, in maniera meno burocratica le scelte educative. Noi ci stiamo riuscendo perché siamo una scuola presente nel territorio, capace di leggere i bisogni dei nostri ragazzi, siamo sempre, ecco, sul pezzo, siamo stati capaci di intercettare i bisogni dal nautico all'odontotecnico, adesso la scelta degli altri indirizzi, le telecomunicazioni, l'industriale, sono le scelte accanto a quelle più tradizionali che pure vanno ancora avanti, capaci di, ecco, intercettare i bisogni per restituire ai ragazzi la voglia di futuro. I ragazzi ci scelgono e ci sceglieranno anche quest'anno perché vedono in noi la possibilità di un diploma che dà lavoro, pur, ecco, dando nella anche cultura, certo. Perché la nostra scuola in questi 5 anni, questo, ecco, lo rivendico quello come un successo. Quella è un po' la critica che viene fatta, sì, agli istituti professionali. Lo rivendico come un successo in questi 5 anni, di aver, ecco, lottato con successo contro il pregiudizio che vedevano nella scuola tecnico-professionale, una scuola di serie B. La nostra non è una scuola di serie B, la nostra è una scuola che vive scelte fortemente connotate dal punto di vista culturale, la filosofia, il progetto lettura, il cinema, la musica, il teatro, accanto a scelte curriculari molto forti, molto segnate da un punto di vista, ecco, di trasmissione cognitiva. Bene, tutte queste scelte coraggiose, innovative, trasversali, pronte a incontrare le scelte dei ragazzi, hanno fatto della nostra scuola una scuola vincente che continuerà a essere vincente anche quest'anno. Quindi da un canto una scuola come sistema che deve ritrovare la forza dell'innovazione, d'altro canto una scelta, quella della nostra scuola, che ha innovato, che ha incontrato il futuro e che ha dato il presente, ed un presente sempre, ecco, più forte ai nostri ragazzi. Lei come giudica l'innalzamento dell'obbligo scolastico fino a 16 anni, non accompagnato però dalla necessaria opportunità, ad esempio, di imparare un mestiere, di andare a fare dei tirocini anche nelle aziende artigiane, a livello locale ne abbiamo tante? Non io, manca un po' questo? Io ritengo che la scuola non è mai abbastanza. Io farei studiare ragazzi fino a 18 anni come minimo, come scelta obbligatoria. Dico perché di fronte alla crisi, specialmente dell'università, bisogna innalzare i livelli dell'obbligo e dare a tutti i ragazzi la possibilità di conquistare strumenti culturali che possano metterli in grado di fare scelte più consapevoli.
Oggi il diploma è un titolo importante, di fronte alla crisi, ecco, dell'università, di fronte al calo degli iscritti universitari e delle università, ritrova una sua importanza il diploma. Una scuola come la nostra dà un diploma al compimento del quinquennio, quindi la scuola deve essere vicina al territorio, deve essere vicina anche alle scelte nell'alternanza scuola-lavoro e alle vocazioni delle singole realtà, però la scuola deve fare anche scelte distonanti. Una scuola che orienta non è una scuola che mette a bottega, è una scuola che dà ai ragazzi e alle ragazze l'opportunità di leggere in se stessi e di disegnare la propria vita. Che cosa è legata a suo avviso anche la crisi con la quale accennava dell'iscrizione all'università, al fatto comunque di un certo pessimismo, tanto anche una laurea non mi basta poi comunque a trovare un lavoro o a cos'altro? Sicuramente pessimismo, sicuramente questa crisi che vede crescere il numero dei netti, sono tantissimi in Italia ragazzi tra i 20 e i 25 anni che non studiano, che non trovano lavoro e tanti ragazzi che non cercano lavoro. È un profondo smarrimento che ci interroga profondamente come educatori e che ci domanda altre forme di vicinanza ai nostri ragazzi. Di fronte a questa crisi, dicevamo, maggiore importanza assume il diploma che deve essere sempre più denso di contenuti, di indicazioni, che deve dare veramente l'opportunità di una spendibilità immediata, quindi un diploma che ti dà l'opportunità di continuare gli studi se lo vuoi, e i titoli di studio aprono tutte le porte dell'università, d'altro canto anche l'inserimento al mondo del lavoro. I nostri diplomati l'anno scorso, lei sa che con l'INPS abbiamo la possibilità ormai di seguire il destino sociale dei nostri ragazzi, ben 50% dei nostri neodiplomati l'anno scorso ha avuto possibilità di lavoro, opportunità di lavoro, ho avuto comunque, ecco, modo di entrare nelle realtà lavorative ed imprenditoriali. Questo è molto importante per noi. I giovani comunque devono essere pronti a cogliere le nuove sfide e tutte le opportunità che non siano anche legate strettamente al territorio in cui vivono. Certamente. Si parla tanto della fuga di cervelli, è però ormai questa la sfida che li attende. Cioè quella di partire e andare alla ricerca del lavoro anche in altre parti, certo, del mondo. Lei lo sa che la globalizzazione ormai è un modello economico fortemente in crisi, che si fonda, per quanto ci riguarda, certo, diciamo anche come madri, sulla solitudine delle famiglie e sulla mancanza di felicità, perché alla fine la solitudine dei ragazzi e la solitudine delle famiglie non porta alla felicità, però siamo perfettamente consapevoli che come scuola dobbiamo dare ai nostri ragazzi, ecco, gli strumenti per un inserimento nel mondo del lavoro che non è soltanto territoriale ma anche globale ed europeo, quindi l'inglese, l'informatica, l'italiano, l'alternanza scuola-lavoro, la matematica, sono le grandi scelte, le grandi sfide che la nostra scuola sta vincendo. Molti nostri ragazzi lavorano, non lavorano soltanto nel territorio ma anche all'estero, vivono l'esperienza all'università in Francia o in Inghilterra, addirittura in Australia, perché evidentemente hanno avuto degli strumenti, quelli culturali ma anche relazionali e perché non affettivi, che li hanno messi nelle condizioni di vivere con successo la loro età. Non è mai facile essere giovani, oggi è molto difficile, per questo i 5 anni che vivi a scuola devono essere anni forti, devono essere anni utili il cui risultato deve dare un'immediata spendibilità nell'esistere nel lavoro. Nel mondo del lavoro al quale accennavamo, a suo avviso che tipo di interventi andrebbero effettuati per dare un po' più di stabilità oltre che di opportunità ai giovani? Certamente il diritto anche al reddito. Lei che segue anche con attenzione la politica. Il reddito di cittadinanza è certamente una ottima conquista per i ragazzi, poi abbiamo bisogno anche Lei condivide parte del programma dei 5 Stelle. Non ho mai negato l'importanza di un aiuto alle famiglie, di un aiuto ai ragazzi. Sappiamo che la crisi economica colpisce fortemente i ceti medi e i ceti più deboli. Devono essere aiutate le imprese.
moltissimo. Nell'alternanza scuola-lavoro noi abbiamo avuto l'opportunità di conoscere, pensi, più di 160 imprese, attività economiche che hanno accolto i nostri ragazzi e lamentavano l'eccessivo peso della burocrazia, lamentavano la lontananza anche di determinate scelte. Abbiamo bisogno di dare nuova fiducia, alle giovani imprese e ai nostri territori. Penso all'agricoltura, per esempio, a Favara, come a Menfi, come a Sciacca, alla pesca, che sono quelle realtà che la scuola, con le scelte di alternanza scuola-lavoro, potrebbe affrontare con quella coerenza tra indirizzo e diploma che potrebbe dare un senso nuovo anche alle nostre scelte educative. Io ritengo che bisogna attenzionare i ragazzi e che al centro delle politiche nazionali, locali, territoriali ci debbano essere i giovani e ci deve essere il dolore di vivere di molti ragazzi. Non scordiamo che purtroppo i ragazzi muoiono e muoiono anche per suicidio. E quindi vorrei raccomandare di guardare ai bisogni dei giovani, quindi la scuola, le famiglie, i territori concentrati ecco, su questo unico obiettivo, dare cultura, dare la possibilità di decifrare i propri bisogni e dare ai ragazzi, mettere i ragazzi nelle condizioni di trovare il proprio posto nel mondo. In che cosa stiamo sbagliando come società a suo avviso? Da un canto, parlo anche come scelte familiari, penso che abbiamo tolto ai ragazzi la gioia del desiderio, dando tutto con troppa facilità, me ne accorgo anch'io come madre. Alla fine lottare per un proprio obiettivo è già di per sé felicità. Il dare tutto e subito è chiaro che da un canto ci appaga, però d'altro canto non va di noi dei buoni educatori e quindi dobbiamo restituire ai ragazzi la voglia di desiderare e la voglia di scriversi da soli la propria vita. Spesso non diamo i giusti spazi di autonomia ai nostri figli, da un canto c'è una società meno accudente, famiglie lontane, d'altro canto famiglie che non danno la possibilità ai ragazzi anche di sbagliare, ecco. ragazzi di appropriarsi delle proprie scelte, di vivere il proprio progetto, di condividere ecco, gli entusiasmi tra pari. Lei lo sa che oggi una grande mancanza è la socializzazione fra pari, i ragazzi che non giocano più fuori, a cui non viene data l'opportunità di vivere l'esperienza del darsi delle regole da soli. Vivono in un mondo virtuale. E non sanno più bene relazionarsi con gli altri. Sì, perché come dicevamo prima, l'idea della prossimità è profondamente mutata. Tu senti vicino chi è vicino con il computer, con il tuo smartphone. Per cui noi dobbiamo riabituare i giovani ad alzare lo sguardo per incontrare la bellezza e l'umanità. E questo è il compito che oggi deve darsi la famiglia e la scuola. Riappropriarsi dell'umano e caratterizzare dei valori umani i ragazzi che rischiano di non essere più tali. La violenza negli stadi, la violenza nelle scuole, il bullismo. Disegna questa incapacità di relazionarsi. Questo è un grande obiettivo che dobbiamo darsi, che dobbiamo darci come educatori, restituire l'umano all'umanità. E poi i rischi della rete, non si riesce a controllare, bambini anche che vengono lasciati davanti a un computer o un tablet in balia di tante immagini, di tanti messaggi fuorvianti. E lei che tipo di approccio ha personalmente con questo mondo tecnologico del quale nessuno di noi può mai ormai fare a meno? E però che tipo di consiglio dà anche ai suoi studenti? Io sono un'immigrata digitale, ovviamente nasco tipografica, mi sono formata in maniera monomediale, ho studiato sui libri, ho amato e amo profondamente la lettura e lo studio secondo metodi ed approcci tradizionali. Ovviamente, il cartaceo, il piacere di sfogliare le pagine. Ho imparato da qualche anno a leggere Repubblica sull'iPad, è stata una conquista dopo il trauma dei primi mesi, però continuo a leggere i miei autori preferiti sul cartaceo.
preferisco i libri di carta, però qualche ingorsone nell'ebook lo faccio anch'io. Ho imparato naturalmente a governare da semi-analfabeta digitale anche qualche frontiera informatica, quindi anch'io sono stata costretta ovviamente dalla bisogna ad abituarmi a nuovi linguaggi. Ho precisato che nessuno di noi può farne a meno ormai, però ci sono tanti rischi, educo i giovani alla consapevolezza dei rischi, educo i genitori al controllo e alla vigilanza, non possiamo lasciare i nostri ragazzi da soli. Anche perché i messaggi sui social sono fuorvianti, cioè si scrive, si commenta di tutto. Vengono postati video, succedono veramente delle cose terribili. Succedono veramente cose molto gravi, per cui dobbiamo riprenderci tutta la nostra autorevolezza, dobbiamo avere consapevolezza di questi gravi rischi. Spesso le famiglie non sono consapevoli dei rischi a cui sono esposti i nostri ragazzi. La nostra scuola persegue da anni un progetto di educazione al digitale con un confronto stretto con le famiglie, perché scuola e famiglia devono essere alleati per educare i giovani a vivere ovviamente le dimensioni positive che sono nella rete. Sono tanti i pericoli. Ma i giovani sono consapevoli dei rischi? No, spesso no. Sono assolutamente inconsapevoli, e allora il nostro obiettivo è quello di educarli ad una sana consapevolezza. Oggi il cellulare per i ragazzi è vita, e quindi dobbiamo abituarli a vivere nella sicurezza, e quindi noi portiamo avanti progetti di sicurezza in rete anche in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri e con le tante associazioni che vivono l'esperienza della condivisione educativa. Cerchiamo di educare i ragazzi anche al giusto distacco, però li educhiamo nello stesso tempo a vivere l'esperienza dell'educazione attraverso il digitale. Quindi noi educhiamo attraverso progetti educativi che si fondano sulla classe capovolta, che si fondano sull'utilizzo dello smartphone, della LIM, quindi da un canto la consapevolezza del rischio, dall'altro canto ovviamente le opportunità infinite, la consapevolezza della straordinarietà di questo mezzo, che può mettere nelle condizioni davvero di disegnare scelte innovative e vincenti per la nostra scuola. E poi di superare soprattutto confini geografici. E anche storici, storici, geografici. Grafici, culturali, sono frontiere straordinariamente importanti che vanno attraversate con la giusta consapevolezza, con la giusta audacia, con il giusto rigore. Siamo quasi in conclusione, le chiedo cosa c'è nel futuro di Gabriella Bruccoleri, donna impegnatissima e che ama tante sfide e cogliere tutte le opportunità che la società offre. Nel mio futuro c'è la scuola, c'è la passione per la vita, c'è l'amore per la fede, ci sono i valori della mia famiglia, c'è l'amore per Sciacca, per Favara, e c'è la voglia insaziabile di essere vivi, c'è la voglia di essere protagonista del proprio presente. Un aspetto importante, fondamentale per lei, quello religioso? Sì, sono gioiosamente religiosa. In che cosa vi ha dato forza? In che cosa le ha dato forza nella vita, in qualsiasi cosa lei... Sì, in tante occasioni. La fede, soprattutto il percorso francescano, mi ha aiutato a guardare oltre. Oltre la morte c'è sempre la vita, e guardare la ferita attraverso la feritoia. Sono dei momenti che ti fanno riconoscere la bellezza anche del dolore come cattedra. Per cui in maniera mai disperata ho attraversato anche il grande dolore, mai disperazione. Ho letto di lei una mistica che guarda e legge Max, si riconosce anche in questa Max definizione. È stata una lettura fondamentale nella mia vita, assieme a Gramsci, a Spinoza, quelle letture che facevamo noi da ragazzi. Della rivoluzione. Ma come facevamo, dico io. Della rivoluzione. Ma come facevamo? E che insegnanti straordinari, ovviamente accanto ad Herman Hesse, accanto a Pablo Neruda, accanto a San Paolo, accanto al Vangelo, accanto a San Francesco. E oggi cosa ama leggere?
Io amo leggere sempre i romanzi, ho appena finito di leggere l'ultimo libro di Simonetta Agnello, Caffè Amaro, Ah, l'ho letto anch'io. però amo sempre leggere saggi di pedagogia, di psicologia, i libri di poesia di Neruda che ho sempre accanto nel mio comodino, le letture preferite sono sempre anche di Hölderlin, amo la poesia, ascolto buona radio, cerco di andare al cinema quando posso e quando ritorno presto a casa. Grazie, grazie anche per aver trovato il tempo di partecipare alla nostra Ringrazio, grazie trasmissione. a voi. Grazie a voi per averci seguito, appuntamento alla prossima settimana. Grazie anche a Villa Paolo Cla per averci ospitato come sempre. Fill my heart with song and let me sing forevermore.